Glosse Chiurazzi, faccio un video più breve perché 15 minuti è troppo. Allora, mi diverte molto utilizzare il termine Glosse Chiurazzi perché Chiurazzi sta facendo un lavoro filosofico poderoso sulla filosofia dell'informazione, che appunto preferiamo utilizzare filosofia dell'informazione seguendo Floridi, non filosofia del digitale. Per quanto Floridi enfatizzi molto queste tecnologie, mi sembra che Chiurazzi sia, insomma, quello più senso, che Chiurazzi appunto utilizzi il giusto mezzo aristotelico. Le filosofie dell'informazione non sono le filosofie digitali perché puntiamo l'attenzione alla persona, alla comunicazione, al dialogo, insomma, appunto all'aspetto dell'altro. Mentre le filosofie della digitale si occupano appunto dell'aspetto meccanico, dell'aspetto strettamente matematico dell'automatismo. I riferimenti oggi che ha fatto a Borges, ai libri di Borges, io aggiungerei un libro di storia delle mappe, di storia delle geografie, e un libro di Nicholas Carr, e una lezione di Pasini riguardo i matematici nell'umanesimo, sono dei capisaldi. Chiurazzi invita, ovviamente io dico questo, ma invita alla lettura di Hegel perché Hegel è poderoso per alcuni argomenti fondamentali che abbiamo trattato a lezione. Quindi mi diverte fare i commentari a Chiurazzi e tra noi ancora è lunga vita Chiurazzi, però mi diverte pensare a quella battuta in cui a tavola non si invecchia per invitarvi a guardare i video di Chiurazzi in YouTube, in cui è a tavola con degli amici e argomenta appunto di filosofia e di filosofia appunto dell'informazione digitale, proprio questi argomenti. La battuta era riferita appunto a Severino Boezio che venne avvelenato mentre cenava proprio in una cena, a tavola non si invecchia, era per dire appunto che. Se, appunto, per indicare in un libro che avevo letto, in un libro di storia illustrata di Enzo Biagi, in cui c'era questo divertente aneddoto riferito appunto a Severino Boezio. I riferimenti a Lacan, i riferimenti a Freud, teoria del narcisismo, la mitologia appunto del narcisismo, non rispecchiamoci, usiamo la mente. Usiamo il pensiero, internet può appunto ci rende stupidi, diceva Nicholas Carr, appunto il titolo del suo libro, perché l'immagine cattura molto, ma dobbiamo usare il pensiero più che le immagini, perché è un luogo anche di appunto. Però siamo abbastanza attrezzati per quanto riguarda la filosofia della letteratura, le immagini finzionali, sappiamo molto, abbiamo strumenti come sempre per capire in modo più accurato e non farci troppo sorprendere da queste tecnologie che sono sicuramente utili e divertenti anche, però consideriamoli sempre dei mezzi e quindi non facciamoci sorprendere come degli ingenui in parte e come successe appunto quando proiettarono il primo film della locomotiva del treno alla stazione della Ciotat, i francesi i primi spettatori furono veramente sorpresi. Chiurazzi è poderoso in questa filosofia dell'informazione, della ciccia della filosofia contemporanea. Leggete Borges, studiate Hegel, leggete Floridi, ci sono riferimenti anche ai filosofi digitali, non ci interessa moltissimo, ci sono argomenti freudiani, lacaniani, ci sono argomenti di matematica poderosi, come dicevo, e, insomma è un notevole corso, Chiurazzi, Glosse Chiurazzi, perché è veramente il core della filosofia contemporanea, secondo me. Buona serata a tutti.